C'è la Taranto dei primi anni del Novecento e dei nostri. Nei due DVD firmati da Mario Guadagnolo, ex sindaco di Taranto, e pubblicati dalla casa editrice Scorpione, che potranno essere acquistati a partire da domani in abbinato al Corriere del Giorno a soli 10 euro. Un documento storico di grande valore che contiene immagini inedite della nostra città. L'opera riaggiornata della durata di circa 6 ore e il racconto attraverso immagini della storia politica, economica e del costume nel corso di un secolo di storia. Questa è la riproposizione di una vecchia opera, di un lavoro che ho fatto e che si chiudeva negli anni 2000. E allora è stato pubblicato in VHS e oggi è quel lavoro riproposto in maniera, diciamo, tecnologicamente più avanzata attraverso due DVD che hanno la durata di circa 6 ore, sono due DVD con il cofanetto. Ma non è la pura e semplice riproposizione della vecchia opera pubblicata nel 2000, ma c'è anche l'aggiornamento degli ultimi 10 anni di storia della nostra città. E infatti, diciamo così, l'ultimo pezzo dell'opera, un'ultima parte dell'opera, parla delle elezioni del 2000, dell'avvento del sindaco Di Bello, del dissesto, e quindi si ferma oggi al sindaco Stefano. E in quest'opera c'è la Taranto, c'è Taranto in un secolo di storia, dal 1860 fino ai nostri giorni, quindi c'è la prima grande industrializzazione naval-meccanica statale militare dell'arsenale, c'è il conflitto mondiale, c'è il fascismo e soprattutto quelle belle immagini di Mussolini che parla dal palazzo del governo alla città, c'è la ricostruzione, i primi sindaci eletti democraticamente dal popolo, e poi ci sono le varie svolte di centrosinistra e centrismo fino ad arrivare ai giorni nostri. Una nuova sfida editoriale per il Corriere del Giorno, domani in edicola, ma non solo: si potrà acquistare il DVD riaggiornato 5 ore di storia firmato da Mario Guadagnolo. Sì, e noi siamo molto fieri di distribuire questo prodotto, che è un documento unico, autentico, della storia della nostra città, dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. E ci sono testimonianze, immagini e racconti autentici. Ci sono i protagonisti della città, i volti, le situazioni, la storia vera. E naturalmente questo lavoro arriva quindi ai nostri giorni e acquisisce ulteriore valore, perché ci racconta proprio come è cambiata la città in questi anni. C'è una Taranto che non c'è più, c'è una Taranto che ancora esiste, quindi può essere un'occasione di grande riflessione che interesserà sicuramente chi all'epoca c'era e può raccontare, può testimoniare, una sorta di eredità, di passaggio di consegne tra generazioni. Quindi io dico, per tutta la famiglia, ci si può ritrovare la famiglia unita a guardare queste immagini, nonno e nipotino, padre e figlio, per raccontarci quello che eravamo, quello che siamo e forse, ecco, un aiuto a imparare quello che potremo essere.